Ciao Matilde, ti ho messo in guardia. Faremo un gioco molto difficile. Allora, anagramma, sai cosa si tratta dell'anagramma? Sì. Sì, ok, va bene. Vuoi farmi un esempio? Come corto. Se avessi la parola Roma. Roma, ah ecco, Roma. Mora. Mora. Ah. Sì, insomma, è una parola che si presta. Più lunga è la parola, più sono le combinazioni, però anche più difficile da trovare. Allora, c'è un gioco che si chiama anagramma crittografico, sì. Ed è, forse lo trovi su quella pagina che ti ho aperto. Sì. Significa che devi fare un anagramma e le due parti scritte di seguito avranno un senso. Per esempio, Roma, ramo, non ha nessun significato, le due parole dette una dietro l'altra. Adesso noi dovremo, seguendo il diagramma, dovremo trovare una bella frasetta, scusa, fatta, vedi, da 4, 5, 3 e 6 lettere, dove quelle 4, 5, cioè quelle 9 lettere che formano la parola di 4 e la parola di 5, anagrammate daranno la parola di 3 e la parola di 6. E tutta questa frase, tutte queste 4 parole, significheranno saggiare, prego. Un bel lavoro. Allora, Morraglia è uno specialista di questi tipi di giochi e adesso speriamo che questo sia bello come gli altri, ma sarà senz'altro. Allora, io ti consiglio, devi dire saggiare, prego, no? Ti consiglierei di puntare l'attenzione sulle ultime due parole, 3, 6, che sono la perifrasi di prego. Mm-hmm. Come puoi dire a uno? Devi dirgli prego, invece di dirgli prego puoi dirgli... E quando gli chiedi un piacere, gli dici una parola di 3 e una parola di 6. Per favore. Per favore. E guarda, per favore è una parola di 3, per favore mi sembra che sia una parola di 6 lettere. Sì. Allora, se così fosse, prova a scrivere in alto, per favore. Scrivi pure, sì, lì su in alto. Per favore. Allora, io già quasi risolto, mi manca una parola. Però per favore ci sta bene con... quell'altra parola. Allora, per favore è la fine della frase, no? Sì. Tu dici a uno, saggiare, prego. Allora, invece di dirgli saggiare, prego, dici, per favore. Allora, saggiare. Cosa vuol dire saggiare? 4, 5. Ok? Devi dire saggiare usando una parola di 4, una di 5 lettere. E le lettere sono queste, comunque. Le lettere di per favore. Saggiare vuol dire... no, quello è assaggiare, un cibo, ma saggiare vuol dire cosa? Indagare. È indagare, saggiare le opinioni, oppure saggiare un metallo anche, sì. Si fanno i saggi dell'oro, e vuol dire, sono quelle le lettere, queste 9 lettere che devi utilizzare, saggiare vuol dire, cosa... adesso stavo per dire la parola della soluzione. Tu quando saggi dei metalli, no, per vedere se sono di oro o no, cosa esegui, ecco, posso dirlo, invece di dire esegui, saggiare è al passato, è all'infinito, no? Uh-huh. All'infinito presente, quindi significa saggiare, eseguire dei cosa, non ti viene? No. Saggiare è la parola di 4 lettere, è uno di quei verbi, quei soliti, dire, uno di quei soliti, non è dire, è uno di quei, c'è anche lettera testamento, com'è quel gioco? Fare, non ti veniva? Bon, proviamo a scriverlo, dai, saggiare, la prima parola è fare, quindi cancella F-A-R-E e vediamo un po'. Fare e prova a scrivere adesso quelle che ti sono avanzate. Pervo. È l'anagramma di pervo. Fare. Cosa vuol dire assaggiare? Fare delle. Sono prove. Quelle... prove. Vediamo se. Prove. Vediamo adesso, prova a cancellare una per una le lettere, vediamo se è vero. P-R-O-V-E. Fare prove. Allora, quindi questo anagramma crittografico si risolve. Vuoi dirlo tu? Fare prove, per favore. Fare prove, per favore. Opla, scusa, ti ho dato una testata. Vedi, abbiamo trovato una frase nella quale la prima parte è anagramma della seconda, o viceversa. E questo è l'anagramma crittografico. Penso che sia uno dei giochi più difficili in assoluto,
che sono pubblicati sulla Settimana Mistica. Ti ho aiutato un po' a farlo, però insomma l'abbiamo risolto insomma insieme. Bene, adesso puoi riposarti perché questa cosa non la auguro a nessuno. Comunque brava, insomma, perché hai, per favore l'hai trovato subito. Vedi che se il gioco è ben fatto si può risolvere. Ok, ciao Matilde, ciao ciao. Ciao.